Il vero volto del Salvator Mundi di Leonardo è un altro, non è quello pagato dai ignoti acquirenti arabi 450 milioni di dollari in un'asta a New York, ma un disegno a sanguigno, ovvero un ritratto realizzato con un minerale ferroso, una sorta di matita rossa molto utilizzata nel Rinascimento, colore che ricorda il sangue. Matita per questo deriva da ematite. Il disegno è di proprietà di due collezionisti ed ora è custodito in un cavo a Lecco. Partiamo dalla fonte. Annalisa Di Maria, 42 anni, 20 passati a capire tutto del maestro, studiosa del centro per l'UNESCO di Firenze. Per Di Maria quello venduto all'asta non può essere Leonardo, che dipingeva i suoi personaggi con enorme dinamicità e spesso di tre quarti rispetto a chi li osserva. Non avrebbe mai potuto ritrarre in quella maniera, frontale, immobile, e poi che sia quello a sanguigna il ritratto attribuibile al maestro lo dicono diversi elementi. L'occhio destro, i riccioli della barba, le labbra, è questo il linguaggio di Leonardo. Annalisa Di Maria ne è certa, e poi basta il raffronto con l'autoritratto conservato a Torino. L'altro, quello pagato a suon di dollaroni, sarebbe solo un'opera apprezzabile e originale del tempo, forse di un allievo di Leonardo, forse di una bottega attigua, bellissima, una tavola di legno magnetica, ma non di Leonardo, che per inciso non si sa che fine abbia fatto. Per i 500 anni doveva essere esposta al Louvre di Parigi, dove ancora la stanno aspettando. Chissà dove si trova e chissà cosa starà pensando in queste ore il collezionista di Dubai, che ha sborsato 450 milioni di dollari.